Grazie. Oggi voglio provare con voi la nuova acqua micellare per pelli sensibili di L'Oreal. Come saprete, io adoro tantissimo la Bioderma, l'H2O, la Sensibio, l'acqua micellare di Bioderma, perché per me è lo struccante davvero migliore al mondo. Mi strucca tutto, è super delicato, tanto che l'ho utilizzato anche quando ho fatto dei video per il canale del femminile, per il loro sito, e durante quella giornata ho fatto diversi, molti cambi trucco. E nonostante abbia utilizzato, meno male che ho utilizzato proprio questo prodotto perché non mi ha irritato la pelle, mi ha struccato perfettamente, è veramente veramente fantastico, io l'adoro. Purtroppo però ha un bel prezzo, costa un bel po'. Sui 18 euro, se non sbaglio, è comunque un prezzo abbastanza alto, anche se ne basta poco. E sinceramente, spendere 18 euro tutti in una volta non mi va molto. Quindi sto cercando dei dupe. Se ne conoscete qualcuno, scrivetemeli, mi raccomando, nei commenti. Avevo visto su internet alcune recensioni che parlavano bene di questa acqua micellare di L'Oreal, come se fosse il dupe dell'acqua micellare di Bioderma. Per chi non lo sa, proviamo perciò insieme a voi questo della L'Oreal. Ora ne metto un pochino. Un dischetto di cotone, ok, e inizio. Oggi ho pure le ciglia finte. Inizio a massaggiare. Oh, ho solo l'ombretto di pupa che vi dico è super potente, non viene via proprio quasi con niente. Ah, fantastico! Le ciglia finte sono praticamente venute via. Queste sono quelle senza lattice, così e con qualche passata. Passiamo anche sotto. Fa un po' più difficoltà per ovviamente la matita. Però se la passiamo toglie anche quello. Diciamo, la matita rimane un po' più ostica da eliminare. Proviamo di qua. Vabbè che adesso dovrei cambiare il dischetto di cotone, eh. Ho utilizzato anche la colla per ciglia finte senza lattice, quindi il paragone è un po' diverso rispetto a quella, la solita duo. Qua rimane, devo comunque cambiare il dischetto di cotone perché ormai quello è super sporco. Allora, come sensazione negli occhi non mi sembra che bruci per niente. E qua fa un po' fatica a togliere la matita, praticamente qua sotto non la toglie molto bene. E il mascara invece lo toglie un po' così così, bisogna comunque insistere. Devo dire comunque che gli ombretti della Pupa, quelli là della collezione autunno-inverno che ho utilizzato qui, sono super resistenti, eh. Sono molto difficili da togliere, l'ho provato a togliere anche con altri struccanti e ci ho messo un bel po'. Per esempio l'acqua micellare di Brochat, quella là, per pelli mature, che ho utilizzato. Oh. Mi sono sporcata, l'ho utilizzato su me stessa, non me l'ha tolto per niente l'altra volta questo ombretto, quindi almeno siamo fin qua ci arriviamo. E il fondotinta anche lo sto pulendo abbastanza bene. Ok, devo fare un'altra ripassata. Comunque vabbè, oggi avevo un trucco abbastanza strong, comunque anche se sembrava un trucco, cioè, più o meno naturale. C'erano proprio prodotti belli resistenti. Allora, eccomi qua, il mostro struccata. Ok, devo andare a struccare poi meglio gli occhi, magari con un prodotto bifasico, perché comunque è rimasta la matita. Allora, questo qua diciamo è il risultato con tre dischetti di cotone. Devo dire che sono contenta comunque perché l'ombretto l'ha tolto abbastanza bene. Il mascara è quasi tolto del tutto, c'è ancora qualche residuo, però è rimasta un po' la matita, che anche quella è a lunga durata. Come sensazione sulla pelle preferisco la Bioderma sinceramente perché la Bioderma mi lascia più la pelle, anche se non la risciacquo, me la lascia, non me la lascia appiccicosa come questa. Infatti mi sembra un pochino oleosa, un pochino appiccicosa. Dovrò andare subito a sciacquarmi la faccia perché così non riesco a stare col viso così appiccicoso. Che dire, a primo acchito devo dire che sì, sicuramente la Bioderma vince, però costa, se non sbaglio, 37 euro al litro, che
è tantissimo perché strucca meglio secondo me. Però questa qua devo dire che come alternativa economica non è neanche male, perché se fate un trucco non troppo pesante come il mio riesce a togliere un po' quasi tutto. L'unica cosa è la sensazione finale, bisogna di risciacquare il viso. E la matita che non l'ha tolta molto, molto Sì, Giorni, bene. fatemi sapere Cosa ne pensate tra i commenti. Sinceramente penso che con la Bioderma ci voglia meno prodotto, quindi alla fine non so a parità di prezzi chi vinca effettivamente. Fatemi sapere la vostra opinione, le vostre esperienze, se avete dei consigli su struccanti delicati che non lasciano gli occhi tutti unti, il viso unto, come magari qualcosa simile a questo qua. E niente, spero vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo video. Ciao!